Ciao, benvenuti o ben ritrovati sul canale. Io sono Salvo. E io sono Vale. E oggi faremo il video haul di Primark. Come avete già visto nello scorso video, siamo stati da Primark. Anche chi ci segue su Instagram Story lo sa molto bene che siamo stati da Primark. Oggi faremo appunto il video haul di tutte le cose che abbiamo comprato da Primark e vi faremo vedere stavolta con tutti i prezzi, più o meno tutti. Mi raccomando, come sempre, ricordatevi di seguirci su Instagram e anche sulla nostra pagina fanpage di Tiger, dove mettiamo ogni giorno una foto inerente a quello che abbiamo comprato da Tiger. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina per ricevere notifiche di quando pubblicheremo il prossimo video, lasciate un bel like a questo video e cominciamo con questo video! Come nello scorso video, video haul di Primark, anche questa volta iniziamo con delle magliette. L'altra volta erano delle magliette bianche, questa volta delle magliette con delle fantasia, ovvero sono delle canotte. Allora, questa è la prima canotta che ho comprato con la NASA. Questa qua è molto bella, a me piace. Tra l'altro, nel video dove vi abbiamo portato con noi da Primark, vi abbiamo fatto il sondaggio e qui sotto nel primo commento vi scriveremo chi ha vinto, quale maglietta ha vinto. Poi questa canotta per la palestra tutta azzurra, una canotta bianca sempre per la palestra e infine un'altra canotta, questa è la mia preferita in bellissima. Assoluto, chissà perché, ma guardate com'è Capitan bella. America! Questa mi piace un sacco, sia perché mi sta bene e sia perché appunto è di Capitan America. Il tessuto è bello. E a me che piacciono tanto i Marvel, mi piacciono un sacco, e questa è proprio della Marvel, infatti c'è l'etichetta di Avengers. Queste magliette le ho pagate, questa qua della Marvel 7 euro, questa 3 euro, la canotta bianca 3 euro, questa 4,50 euro e questa 7 euro, quindi veramente dei prezzi molto molto bassi per delle magliette. E altre due magliette che ho comprato sempre bianche come quelle dell'altra volta, 4 euro l'una, e queste qua io le utilizzo per ogni cosa e quindi mi servono continuamente. Per 4 euro è veramente molto buono. Abbiamo visto questo set di luci ghiaccioli che ci è piaciuto davvero tantissimo, siccome noi ne abbiamo veramente un sacco che prendiamo appunto da Tiger per decorare questa parte della mensola qua dietro. Abbiamo preso anche queste qua a forma di ghiacciolini, hanno la luce gialla e sono veramente troppo carine. Questo e è il troppo primo estive. Set luci di Primark che compriamo, esatto, per la stanza, e queste le abbiamo pagate, c'è scritto dietro. Queste le abbiamo pagate 4 euro. Abbiamo comprato questo portabibite gonfiabile, molto carino, a forma di panino, e dopo lo gonfiamo e vediamo com'è. Comunque anche questo qua, insomma, come fa vedere il disegno, dovrebbe essere veramente molto carino. E questo abbiamo pagato 1,50 euro, veramente molto poco. Abbiamo comprato questi portafoto, guardate come sono carini, di Toy Story ovviamente. Nello scorso video ve li avevamo fatti vedere, vi avevamo chiesto di scriverci sotto nei commenti i nomi. Se volete scrivermelo anche qua sotto, scrivetecelo. E questi qua costano 1 euro l'uno, quindi sono economicissimi. Sempre inerente ai portafoto di Toy Story, ho comprato anche questo portafoto a forma di cactus, bellissimo, tutto di colore oro perché mi piace il colore oro, e questo qua costa 1,50, è molto un particolare, un po' di più rispetto all'altro, sì, forse perché è di colore oro, è molto particolare e carino, e anche questo qua ci andrò a mettere tutte le mini fotografie che ho insieme agli altri. Quest'anno mi sono resa conto di essere rimasta completamente senza pantaloncini e quindi ho dovuto fare un po' di rifornimento e ho comprato questi pantaloncini blu. Guardate come sono belli, sono leggermente a vita alta e sono molto corti, cioè non esagerati, però sono abbastanza corti perché così non mi rimane il segno nella coscia come tutte le volte. E sempre uguale, lo stesso modello, ho comprato anche questo colore, ne ho comprati due paia perché a me non mi interessa avere le cose uguali, io tipo per il lavoro ho 10 canottiere tutto uguali. E questi pantaloni qua costano 9 euro l'uno, quindi 9 euro, 9 euro, 9 euro. Per la palestra ho comprato un pratico e comodo piccolissimo deodorante per solo 1,50 euro. Bellino. Perché tutte le volte mi scordo il deodorante, e questa volta è molto buono come profumo, proprio da uomo. Da uomo, caspita! Questa volta lo metto nello zaino della palestra e lo tengo lì perché sennò tutte le volte mi scordo. E ho comprato sempre per la palestra anche una nuova asciugamano. Bellissima! Perché ne ho due un po' vecchiotte, allora ho pensato di comprarne una nuova. Molto grigia, proprio questo colore mi piace un sacco. E costa solo 5 euro questa asciugamano. E questa qua è 5 euro, però è piena di pelucchi e polvere. Sì. Infatti è da lavare, cioè proprio da lavare subito. Da dargli fuoco. Sì.
In previsione dell'estate abbiamo comprato questi due teli con queste fantasie, la sua è arancione con delle fantasie a rombi eccetera eccetera, la mia invece è un po' più particolare, multicolor, e sono entrambe maxi, quindi questa qua è una taglia super extra large e questa qua è ancora più extra extra large, infatti questa qua costa 10 euro, mentre invece questa costa 12 euro. Non solo è lunga, è anche molto larga, invece la sua è molto lunga ma è stretta, quindi l'unica differenza per 2 euro è quella che sono entrambe lunghissime, però una è un po' più stretta e mentre invece questa è proprio larga larga larga, tipo questa è una matrimoniale e io la volevo un sacchissimo, ma un sacchissimo, perché tutte le volte mi rimangono sempre i piedi fuori e vanno a pucciare dentro alla sabbia e mi dà fastidio. Anche io la volevo molto extra large come quella, ma non c'era una fantasia che mi piaceva e quindi mi sono dovuto adattare a questa. Però anche questa qua è che è 1,80 m di lunghezza, quindi è più lunga di me e in teoria i piedi fuori non ce li dovrei avere. No. L'altra volta quando siamo andati a fare shopping da Primark l'avevo già vista, adocchiato, ci ho pensato un po' prima di comprare e finalmente l'ho comprato. Guardate che bello! La 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 la. È veramente bellissimo, è 10 euro di cuscino morbidosissimo. È veramente molto 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 morbido, completamente bianco puro, con questi occhietti bellissimi, e non potevo non comprare il gufetto di Harry Potter. Bellissimo. Che a me mi piaceva, cioè lo guardavo sempre tantissimo da piccolo, adesso da un bel po' che non guardo Harry Potter. Io invece lo vedo tutte le volte che lo danno in televisione, io lo guardo. Invece no, non riesco mai a guardarlo. E lo andrò a mettere sul mio letto insieme agli altri cuscini della Marvel. Sempre legato al discorso di prima che vi facevo del fatto che ho un sacco di maglie tutte uguali, parliamo appunto del lavoro. Ho dovuto comprare questi pantaloni perché io a lavoro sono vestita pantalone nero e maglia fucsia fluorescente. Quindi io ho bisogno di un sacco di pantaloni neri e di solito io li compravo alla Decathlon e li pagavo 7,50 euro. Questi pantaloni invece, ragazzi, costano 3,50 euro l'uno e sono uguali identici a quelli della Decathlon, identici, per 3,50 euro i pantaloni. E quindi ne ho presi 3 perché in realtà mi servono sempre, perché essendo comunque pantaloni da poco si rovinano subito. Poi sempre di pantaloni ho comprato questi jeans blu bellissimi che sono effetto push up, anche se in realtà non mi serve, però vabbè. Sono questi pantaloni qua che sono bellissimi, sono super strettissimi e mi piacciono molto aderenti a me i pantaloni, e sempre della stessa linea l'ho comprato anche bianco perché un pantalone bianco mi mancava e lo cercavo da tantissimo tempo che fosse un bianco non del tutto trasparente, perché di solito si trovano sempre i pantaloni bianchi ma sono sempre troppo trasparenti, invece questo, guardate, è abbastanza coprente, quindi leggermente un po' al segno si vede purtroppo, però comunque sono abbastanza coprenti come pantaloni, e questa è della stessa linea, sempre col push up. E poi infine, sempre di pantalone, ho comprato questo qua che è proprio pantalone, non è jeans, ed è fatto così a skinny con il pantalone sotto stretto, e anche questo qua è push up ed è molto molto comodo e l'ho comprato nero. Quindi i due pantaloni scuri li ho pagati 11 euro l'uno, mentre invece il pantalone bianco l'ho pagato 9 euro. Non so perché costa meno il bianco, non lo devono colorare, quindi bianco 9 euro, gli altri due 11 euro. Io invece ho comprato due pantaloncini sempre per la palestra, uno grigio scuro, bellissimi, e uno grigio chiaro. Sono veramente molto leggeri, elasticizzati, quindi questi qua, se uno ingrassa o dimagrisce, sono perfetti. E questi costano 6 euro l'uno, tutti e due. A livello di beauty ho comprato una spazzola perché serve sempre una spazzola, e questa qua tra l'altro è abbastanza rigida quindi è molto buona, pettina abbastanza bene. Poi ho comprato questo portatrucchi, guardate com'è bellino, è un fucsia super acceso, laccato, bellissimo, io adoro questo colore, e dentro è molto 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 capiente, ci stanno veramente un sacco di cose ed è veramente carinissimo. Non avevo una trousse di Primark e questa qua è veramente bellissima. Sempre in tema andiamo a dormire, ho preso invece questa mascherina da notte, che in realtà è per Saba, però vabbè, e guardate com'è bellina, fuori
è super super morbidosa ed è liscia. Dentro invece c'ha questo tessuto un po' più tipo è morbida, peluscioso, diciamo, no? Che ti aiuta a dormire bene, poi è scura, quindi ti copre completamente la luce. E tra l'altro Saba l'ha già utilizzata, ha detto che si è trovato veramente benissimo. Anche perché è profumo di lavanda questa. E profumo di lavanda, e questa qua l'abbiamo pagata solo 3 euro. La Trousse Super Fucsia l'abbiamo pagata 4 euro. E la spazzola, mentre invece 1,50€. La spazzola 1,50€. Ho comprato altri calzini bianchi perché non bastano mai. Quando andiamo da Primark compriamo sempre calze. Tante calze, tantissime. Perché calzini costano veramente poco. 5 paia 3 euro. Quindi ne abbiamo veramente tantissimi. Poi pensate un po', questo infradito solo 1,50€. Cosa? Solo 1,50€. Speriamo che durino. Dureranno una settimana e mezza. Sì. E di queste paia c'erano diversi colori, tutti i colori, marroni, verdi, blu, azzurre, gialle, cioè come le volevate. C'erano di ogni colore un paio di ciabatte. E poi dopo per il delle lavoro. Scarpe per il lavoro veramente brutte e inutili. No, beh, perché è brutto, sono, sono belle. Nere, terribili, e costano non solo 7 euro. Non vedo l'ora che si rompino, sono è tipo un'imitazione delle Converse. Sì, ma sono veramente molto più brutte queste qua. Però erano le più comode, perché le altre sì, ce n'erano un altro paio che invece sono un po' più scomode. Non so, adesso io le proverò. Se mi troverò bene le utilizzerò, oppure dovrò comprare delle scarpe nuove. A livello di scarpe devo essere molto sincera. Io comprai tempo fa delle scarpe che vi feci vedere anche in un altro video haul, scarpe rosa a mo' di Converse. Ecco, io le ho usate una giornata intera e mi sono rovinate i piedi, quindi non so se consigliarvi le scarpe. Le infradito no, sì. Le scarpe io non le ve le scarpe consiglio. Aperte sì, ma le scarpe chiuse proprio no. Io le scarpe a priori, se non sono di marca, non ve le consiglio perché fanno sempre sì, venire male i piedi. Sì, io mi sono rovinate i piedi. Passiamo alle ultime cosine che abbiamo comprato, che sono queste stampelle che servono assolutamente sempre, perché noi continuiamo a comprare roba ma non abbiamo più le stampelle. Queste stampelle costano 1, 2, 3, 4, sono 5 stampelle per 2,30 euro. Cioè è incredibile, è pochissimo, perché se vai all'IKEA ti costano tanto. 5,50 euro. Costano di più. Una roba del genere di più. Beh, e guardate come sono belle in legno. Bellissime. E in conclusione, cose molto utili ma poco interessanti, tante pile, pile grosse e pile piccole, e costano 1,75€. 10 pile grosse 1,75€, anche quelle piccoline 10 piccoline 1,75€. Ma costano uguali. E costano veramente, adesso non so quanto durino queste pile, però comunque costano veramente poco. Ah, ma pensa te, c'è scritto sopra proprio Primark Home. Sono bellissimo. Le prime di Primark. Non ho parole, alle pile di Primark. Siamo giunti a conclusione anche di questo video. Mi raccomando, scriveteci sotto nei commenti qual è stato il vostro oggetto preferito di questo video haul. E il mio oggetto preferito, che sarà sicuramente in comune con Saba, è... Non è questo! Giusto, è il mio oggetto preferito. Lo sapevo che era anche il tuo. Scegliti un altro oggetto preferito. Può essere anche lo stesso, amore? No, no. Perché è il mio. No? No, è solo il mio, tutto mio, peluscioso il mio. Te ne compravi uno uguale. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, commentate sotto, iscrivetevi al canale, seguiteci su Instagram e ci rivediamo in un altro meraviglioso video. Ciao!